Ringrazio Cennino La Viva per questa opportunità che mi dà di comunicare in assoluta contemporaneità con la decisione presa stamattina dalla Giunta Comunale, la ultima e definitiva variazione della disciplina della zona a traffico limitato che tanto successo in queste sere sta riscuotendo fra i cittadini che finalmente si godono la loro città. Tutti gli impegni assunti da me personalmente nel corso di un ormai famoso consiglio comunale non saranno rispettati, anzi saranno superati e saranno ulteriormente migliorati, perché abbiamo appena dato disposizioni con atto di indirizzo che è frutto di un lunghissimo lavoro tecnico svolto principalmente dal me con l'assistenza tecnica del dottor Del Vino. E le decisioni sono le seguenti. Via Don Minzoni e via Pavoncelli riprendono il senso di marcia antecedente all'entrata in vigore della ZTL. Questo è stato reso possibile dalla decisione, secondo punto, di eliminare i varchi numero 1 e numero 2, per capirci quelli all'altezza della Chiesa del Carmine e quelli all'altezza di Viale Roosevelt. Questi due varchi rendevano impossibile l'inversione del senso di marcia delle due strade che vi ho citato. Avendo deciso di eliminare totalmente questi due varchi, via Don Minzoni e via Pavoncelli torneranno al senso di marcia antecedente. Interveniamo anche sul via generale da Bormida, che viene garantita in collegamento con Viale Sant'Antonio per consentire un attraversamento. I due varchi che sono stati disinstallati saranno installati su Corso Roma, angolo via Caironi, via Generale da Bormida, e su Corso Aldo Moro, angolo via Palestro, via Trieste. Questi sono i provvedimenti che vanno nel perfetto senso degli impegni assunti dal sindaco. Faccio un unico commento. C'è chi chiacchiera e chi opera. È evidente che chi opera sia un po' più lento di chi chiacchiera, ma chi opera realizza i risultati esattamente come aveva assunto impegno di realizzarli. I lavori sono già stati avviati, il comandante Del Vino ha emesso la relativa ordinanza, la delibera di giunta è stata adottata questa mattina, venerdì 14 luglio. Buona giornata e divertitevi e godetevi la zona a traffico limitato che l'amministrazione Metta ha immaginato, realizzato e oggi perfezionato.